Sì, benvenuti tutti live, buongiorno a tutti. Benvenuti. Oggi siamo qui su GTA 5 su 5M, sempre qui su Los Santos Life Italia. Siamo qui davanti al Mojito con Elisa Smith e siamo alla ricerca di un dipendente nuovo per poterlo assumere qua a lavorare. Bene. Passiamo un attimo al magazzino e mettiamo questa roba qua dentro il magazzino. Ma cazzo di NPC che ha fatto. Mamma mia. Che male. Ah, io sto bene. Guarda quello stronzo che non c'è neanche più guidatore. Ok, perfetto, abbiamo fatto questa cosa qua. Adesso devo cercare di capire quando cambia l'economia. Un attimo, io arrivo subito, c'è una cosa veloce.
Ok, perfetto. Qui ti ho fatto un po' di esperienza, sono stato a livello 49 di esperienza nel settore del Muay Thai. Perfetto. C'è una piccola fetta sul dito e ne faccio. Ok. Ok, un magazzino pieno. Ho tipo 1.000 pezzi di pesce meno che la carne. Questo è un problema. Ok, allora vediamo un po' se capita l'economia. No, allora facciamo l'annuncio d'apertura del Mojito Inn, così apriamo un po' il Mojito e... Perfetto. In aperto.
Ottimo, adesso vediamo un po' chi viene, speriamo che venga qualcuno e... Vediamo un attimo se è quello che devo sostituire. Frank. Infatti questo pescatore dovrebbe sostituire Zopita. Però bisogna vedere se lo sostituisce. Non risponde. Vediamo un po' se c'è qualcuno, aspettiamo un po'. Sa che non arriva nessuno.
Mi sa che non viene nessuno oggi che è morito. È cambiata l'economia però. Bene, quindi è cambiata da poco, quindi poco più di 50. Ma vabbè, dopo sì, guarda, sono qui da 5-10 minuti quasi e non so che cazzo fare, quindi vado a cercare persone, RP. Non viene nessuno, io ho fatto l'annuncio. Cerchiamo qualcuno. Aperto non c'è mai nessuno, quindi devo. Cioè, non ci sa che cazzo fare. Pensa che gioia. Chiamiamo Orlando, vediamo che cosa sta facendo Orlando. Ciao. Tutto Ah, ciao figliuola, come va? bene, tutto bene. Tu che stai facendo? Ho appena finito di cagare in maniera convulsiva, non riuscivo più a controllare né la reazione delle chiappe né la fuoriuscita Ma sei andata dall'ano. in America a controllarti se avessi avuto Sì, sì, problema? sì. Sono qua da Polenta, mi avevo fatto una cosa, ho preso un po' di flatulina. E mi ha messo un dildo nel dentro il naso perché mi sta sanguinando. Senti, io a casa mia li chiamo dildo. Se tu vuoi chiamarlo tampone, chiamalo come cazzo di pare, ok? Polenta, ma che palle, ma sto parlando con mia figlia, lasciami stare. E in poche Sì. parole, c'ho questo dildo Ma gigantesco perché dentro il naso e sento la narice che si sta veramente dilatando e fa male. Come No, mi tratta male, Polenta, ma che cazzo mi guardi, per piacere. ti trattano Sì, io lo so quello lì, tu mi stai per chiedere i soldi, io non ti do un centesimo. male? Elisa, Orlando però paga. sono qua con le palle Orlando gigante. paga. Va bene, Paga pago Polenta, Elisa, aspettami va lì in bene. ospedale che arrivo da te, ok?
Aspettami lì in ospedale che sto arrivando da te, Sì, va bene, ciao. ok? Ciao. Mi porti dei pantaloni. Bene, ciao. Grazie, ciao. Adesso andiamo all'ospedale, da Orlando, sperando che altri NPC non si sponino davanti o non facciano mentre l'altro così per tagliarci la strada. Ciao Takumi. Vedo, cioè, salve. Senti, potresti controllare quelle scusa se palle, sono per nudo. favore? Sì, diciamo che No, le mie già il palle fatto. sono il controller del tabacco. No, no, ehi, Orlando! Le mie palle non le toccate! Fermo! Gancio! Oh! Takumi! Ah, però! Oh, mi sono appoggiato sulla palla destra! Mi devo tirare su! Takumi, controlla per fare la Ah, palla che destra. male! Ma. Che Fermati! male! Fermati! Non Ah, mi vuole, hai non è fatto che io male! posso No, le fa male, svenire! vedi? Gli Ho fanno appoggiato il male e poi gli si ginocchio sulla ingrossano. palla, si è Porca schiacciato puttana! lo Però vedi che è grande, sprodo non è normale. Takumi, con. per Non è favore. grande, non è grande, è ottima così. Takumi, È per ottima favore. così. Padrone spogliarettio, io prendere almeno delle mutande. Prendi un Takumi, paio di mutande, per gliele favore, portate i Takumi, poi. pantaloni. Sì, le ho portate, quelli qua. Qua. Dove sono gli aiuti? Grazie. Takumi, per favore, ti prego, dei Gentilissimo. controlli, perché non sappiamo cosa sia. Controllalo, ti prego. Ma mi potevi portare pure un paio di scarpe, no? E me l'ha chieste? Però te come ti prego. Ma Non è che perché. posso, non Perché non mi posso, sembra non quella posso. statua? Te come. Prendi quelle, erano per me. Aspetta, guarda pure se cioè, ci sono un paio di scarpe di Ciro, ci aveva preso il lancio, ma non c'è scarpe. Ah, fanno già una pista. Arrivo, eh. Cioè. In questo momento ci stanno 16 player. Ciao.
Mi stanno un po' stretti questi pantaloni, Elisa, che cazzo hai accontentati. preso? Dove li hai Comunque, trovati? accontentati, Scusa, eh. fermati comunque. Sì. È Adesso vai a controllare le palle. che mi fa male il Te testicolo, le troppo fai stretto. controllare ora? Orlando, te le fai Ma controllare senti, altrimenti io viene non ho i cavolo, soldi per questa roba, ho 2000 dollari in banca, eh. Non ti figliuola. preoccupare per le Fatti tu. spese. Ma, Fai senti, controllare, vabbè, fatti controllare. solo un controllo, se vedo che tira fuori un No, bisturi sì, se colombiano. è qualcosa di pericoloso ti fai operare e sistemare, perché non è possibile, Va Orlando. bene, va bene. Solo se è pericoloso, ma tanto cioè, è pericoloso per quelle che vogliono mettersela in bocca tutto subito, però cioè. Orlando, Sì, dimmi. pericoloso per te, appunto, non Va pericoloso per gli bene, va altri. bene. Ma? Il tavolino. Takumi, Takumi. Takumi. Eccoti. Sei qui. Mi stanno Controlli lo strettissimi, scroto, scusa, ma non riesco a controlli le tenere. palle per Ma che pantaloni, ma di. favore. Ma non riesco a Controllali. tenere. Controllali per favore le palle Ma se non vuole, cioè non posso che. No, 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 costringerla. Va adesso vuole, bene, adesso vuole. controlla mille palle. Se c'è qualcosa di grave, fai sistema. Ampudiamo, ok. Sistema tutto, ok? Sistema, Cioè, asportiamo. cioè, Le opera, pinne fai quello mi che devi sento più al fare. sicuro. Con le pinne si sente più al sicuro. Ma in realtà, guardi che porto sempre con me. Vediamo un po'. Ma perché non sei in grado di togliertele, scusa? Mamma mia. Mi fa ancora più schifo. Ok. Guardi, queste sono le mutande di suo padre. No, non le vedi Tenga. addosso, butta via i rifiuti No, no, tossici. no, Vabbè, no, suo padre. io le Tenga lascio via. qua, eh. Che casino, mamma mia. Orlando, che casino che fa sempre.
perché le fa ridere la testa di un bambino nel suo scroto? Non è una cosa bella. Ma in realtà no, non vorrei avere un bambino nel mio scroto. Ma suo padre è un pervertito che vuole un bambino nel suo scroto? Guardi, io non faccio riferimento a me, è una storia che ha fatto Oh, tutto è suo lui. padre, è mica il Non mio. c'è, cioè, ma neanche del tutto mio. Comunque, non si preoccupi, faccia. Lei sistemica il problema lì, potrebbe essere Sì, un'infiammazione, sistemo, sistemo. Io qualsiasi dico, ma cosa. che bello, vuole un bambino nello scroto, ma che le devo No, che dire? schifo, mamma mia, no, per Vorrei favore, non. capire. Non voglio un Elisa? bambino nello Pronto? scroto, forse si sono espresso Buongiorno. male. Ha detto Buongiorno. che vuole la testa di un Che bambino fai nel di suo bello? scroto. Sono in ospedale perché c'è Orlando che Ok. ha qualcosa, diciamo, di ingrossato E beh, è decisamente ingrossato. e quindi sto assicurando che si faccia sistemare dal dottore. Caspita. Se ascolta, qui a Palito c'è Erika che ti aspetta per intestarti Ah, un c'è? regalo. Sì, stiamo aspettando te per Ottimo. l'intestazione. Passi un Allora attimo. arrivo. Grande. Ti aspettiamo. Adesso ho tempo di capire un attimo cosa No, e succede qua con il dottore e arrivo, sento eh. veramente la mia Ti pelle aspettiamo qui sbattere o sull'albero qua. dopo? Secondo quanto ci Quanto vuole, eh. Ti ci faccio metti? sapere qua qualche secondo quanto ci vuole. Sì, non farmi aspettare. Ti richiamo, ok? Ti richiamo, perché dovrei chiedere un attimo. Elisa, dice se vuoi ci puoi raggiungere direttamente giù al concessionario per ritirare la barca. Dov'è che deve farlo? Il porticciolo turistico, lei li porto. Ok, si può fare anche lì, va bene. Ok, allora ci Sono giù in vogliamo fondo vedere alla lì? città, perfetto. Va Allora. bene. Allora scendiamo giù a valle. Ok, ciao. Ciao ciao. No, io non trovo niente, capito? Trovo Ragazzi, solo ciao, scelta. buongiorno, vado a fare capo qualche secondo, arrivo subito. Takumi? No, senta, io non voglio, Posso essere un attimo nei miei pensieri? non mi, veramente non mi presto a queste cose. Che culo, eh? Ok, riecco. Tutto Che pesa. bene? Ma lei è Sì, entrata, maestra, mi scusi, si tutto a sta pesando posto. le palle suo Oh, padre, io ma che veramente non mi. schifo. Io veramente non so più cosa fare, cioè io. Dottore, io le farei anche una visita psichiatrica se fosse lei. Una visita psichiatrica, ma io no, gli faccio un'iniezione letale, altro Ma che. io la segnalo, se continua a. No, no, no. Comunque. Eccomi, pronto. Elisa, senti, ci vediamo lì, ma risaliamo subito con la barca? Così io e Elettra veniamo a piedi? Così stasera usciamo le barche da quattro A posti sto più punto insieme. sì, porto su direttamente la Posso? barca, però devo Posso? Va tornare giù a bene. riprendere la Va macchina, però, bene. eh. Li Va accompagnerò bene, giù poi va dopo. benissimo, non c'è problema. Perfetto, ok. Ok, ci Allora vediamo io giù al tra. porticciolo. Sì, perfetto, io tra Tra qualche minuto parto 5-10 minuti. dall'ospedale, Sì, tra qualche minuto parto perfetto. dall'ospedale e Cosa ci vediamo lì, farebbe? ok? Ottimo, ciao ciao. Ciao ciao. Il suo testicolo destro come peso? Allora, visto e considerato che l'altro giorno quando la UE
Giusa visto le mie palle e volevano far finire tutto sui giornali e hanno fatto un annuncio in cui per vedere il mio testicolo erano $300 per toccarlo 500. Beh, mi sono proprio di sì che non lo E qualcuno ha pagato? Io sono andato via perché i miei figli hanno detto non vendere il tuo corpo. Beh, mi sembra che gliel'ho detto anch'io. E niente. Forse sì. Non particolarmente, però tu che di palle ne avrei viste tantissime, dato che sei uno di quelli che ciuccia gli sproboli. E mi puoi spiegare cortesemente, dato che le dici che sei così, hai visto altre palle così nella tua vita? Più che altro la palla adesso, la palla stessa, è tutto che è normale. Diciamo solo in ospedale, ecco. Non così. Non l'hai mai. In che senso? Ok. Che cosa mi tocca fare, mamma mia? Ma poi scusi, ma che mi chiede le cose di mia vita privata? Ma mi scusi, Senti, innanzitutto Polenta, puoi darmi del tuo, c'è bisogno di tutto, perché dai, ormai 5 con il dettaglio. Sì. Dopo in realtà devo essere sincero, io te lo chiedo semplicemente perché sono curioso e sono domande che mi propongono dal cuore, non è che voglio fare per educato, in qualche modo, cosa stare. Ma scusa, ma tu vieni dal Giappone? Sì. Ecco, volevo proprio sapere com'è stato il passaggio dagli, in sostanza, dal Giappone agli Stati Uniti. Cioè, quando hai visto le differenze tra il reparto genitale delle persone o senso schiacciato. No, aspetti, riformulo un attimo la domanda perché forse mi sono perso il senso, ecco. Allora, se tu vedi le liquirizie sono dello stesso tipo, sono schiacciato uguale. Schiacciato. È uguale tutto il concentramento di fiori e dolciume o tipo è diverso dal Giappone e agli Stati Uniti. Addice di grandezza media. Oh. Sì, della liquirizia. X Maximo 2, grazie per il follow. No, è diverso. È diverso. Cioè, nel senso, le palle così grosse le trovate in Giappone. No, perché lei ha chiaramente un qualcosa di anomalo, si rende conto. Questo lo dici perché sei geloso. No, per niente, guardi. Guarda, io vorrei vedere te con... Benvenuto al canale, X Maximo 2. Mi farei curare. Come fosse il Santo Graal in giro per no. La città. No, mi farei... Lo metto, lo so che... Cosa? Che c'entra? Come mi guardi, no, proprio no, ripeto, se continua così veramente penso di diventare un eterosessuale. Quindi no. Potrei aiutarti in un percorso per trovarti una signorina. A me va bene se poi ti piacciono le signorine, così mi aiuti a trovare signorine. Ma scherzo, è proprio così? Che cosa c'è? Ok, niente. Che cosa c'è? No, ne dico. Venga. Vabbè, comunque sento un attimo se è... Orlando! Orlando, non fare incazzare il medico, perché poi bla, ti faccio... Bla, 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 e se mi chiami Orlando io non ti sento. Non fare incazzare il medico, capito? Bla, 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 perché bla, bla. C'ho paura veramente che faccio... No, no, è che non voglio che gli dia fastidio. Ma se si rimettere un danno intanto... Adesso le metto, voglio mettere... Devo riannodare tutto. Che ma dia, ti no. Inizia a darmi fastidio lo scroto, stai scivolando per terra, cazzo. Sai, è una cosa che uno scroto che si allunga così tanto con una palla di un chilo va giù. Dopo un po' che se non lo tengo annodato, dopo un po' vedi come tira verso il basso. Devo fare questa cosa qua, devo mettere devo annodare lo scroto, tirare il testicolo destro più in alto del sinistro
Faccio un piccolo rondino e tenere sopra come una ciliegina il testicolo sinistro, fa un po' da fiocchetto. Io non so come lei è arrivato a 60 anni, veramente. Ecco qua. Perfetto. Sì. Io eviterei di farlo perché veramente poi... Ho iniziato a farlo dalla settimana, che ho scoperto che è molto comodo. Mi fa un po' male all'inizio, poi certi movimenti non ti dico, però del resto mi basta. Se lei continua così, prima o poi tocca... non so se rende. Cosa significa questa cosa qui che fai con le manine? Vabbè, non si preoccupi, io non lo farei quello che... cioè, a notare, insomma... E quindi, ma scusa, quindi cosa devo fare con queste palle? Posso andare tranquillo a casa? No, mi venga qua. Puoi pesarle ancora? Oddio, oddio. Cazzo che mi buchi la palla. Ma chi vuole bucarle la palla? Ma... Ma tu me lo vuoi bucare, me lo vuoi sgonfiare, no? No, io voglio fare prendere del sangue semplicemente dal braccio. Ah, scusami, se volessi bucarmi lo scroto o sgonfiarmi la palla. Vediamo pure, non volevo arrabbiare. Che scusi, che è un palloncino che devo sgonfiare col lago? Non lo so, sei tu l'esperto del settore di palle. Lo so, No, in realtà non sono un urologo, quindi non sono esperto, però. No, però no. Sei gay, quindi... se hai visto più palle di me di sicuro. Sì. Sentami al braccio. A posto. Si tenga il baduffolino. Allora, visto che è una cosa abbastanza specifica, dobbiamo mandarle al laboratorio sopra. Sì, ci puoi spostare, va bene. No, nel senso che sicuramente prima di stasera, domani mattina, non avremo i risultati. Ecco. Ah, ok, va bene, va bene. Quindi, niente, per ora così, magari se le snodi che non fa bene. Sì, ma, vabbè, adesso, che pare, come le posso tenere? È che al naturale non ci stanno, sono scomode, mi esce sempre la palla destra, me l'hai fatto notare tu, eh. No, quel giorno aveva investito quello per andare in bicicletta e le usciva proprio, pantaloncini proprio. Cioè, è che purtroppo è così, sai, è controllabile. Sì. La vita propria, lui. Infatti il testicolo sinistro non ha un nome, mentre il destro ce l'ha. Vabbè, io dovrei aspettare un attimo, io dovrei un attimo andare via. No, va bene. Cioè, ma io avevo la macchina parcheggiata fuori malissimo. Porca puttana. Mutande, mettiti mutande e pantaloni. Ma i pantaloni, quelli che mi hai dato, sono troppo stretti. Ti metti quelli? Dai, sono troppo stretti. Senza mutande, cavolo, sono. Vabbè, taccomi, io ti auguro di riuscirci a sistemare questa cosa, perché sta creando disagi dappertutto. Ma è lui che crea disagi. Lo so, ma sta creando disagi dappertutto sta storia. Io ricordo di capire che cos'è e se riesce a operarlo. Veniamo. Dov'è la macchina? Ciao. T'hanno fregato la macchina. La mia macchina dov'è? Ciao Takumi, ciao Orlando. Ciao va. Ciao. Ma non t'ha proprio filato. Perché vabbè, mi puoi dare un po'. Accompagni tuo padre al garage centrale. Che si mette i pantaloni. Sì,
sì. Vai, vai, No, vai con mettiti dei Elisa. pantaloni, Vai è con chiusa la Elisa. macchina, no? Mettiti dei pantaloni, non ti faccio Vabbè, vado a entrare. piedi, grazie figliola, sempre Mazza, oh, gentile. brava. Fa schifo. E se c'è altra gente sta macchina? Se ti metti... Se ti metti dei pantaloni ti porto. Eccoci qui. Io ho finito lì all'ospedale, quindi ora sto qui già al porto, ok? Vi aspetto qui, va bene? Siamo alla concessionaria, qui a fianco, all'altro lato Perfetto. del porticciolo, lì dove Ah, si comprano le barche. lì siete? Sì, appena preso la tua barca e stiamo rinnovando le patenti a tutti noi. Se le vuoi rinnovare anche Ah, tu? perfetto, perfetto. Io devo rinnovare le patenti per la macchina anche. Allora, vieni qui, la rinnoviamo qui, c'è l'ufficio per Erika. Sì, va bene, ok. Arrivo, ciao. Ok. Andiamo lì. Eccomi. Buongiorno Elisa. Ciao. Scusami, scusami, scusami. Niente, non ti Buongiorno. preoccupare, non ti preoccupare. Erika, mi dai il tuo IBAN, per favore? Sì, Ce l'ho, allora il mio Elisa. IBAN è 183. Scusate, Elisa, ma in ok. questo momento sono un po'. Elisa. Come va? Tutto bene, sono stata in ospedale che c'era qualcosa di strano con Orlando, già da un po' di giorni, quindi sono riuscita a farlo parlare con Takumi. Ah. Sì, guarda. Dove Aspettate mi fa... un secondo, che Guarda, non sono mi un faceva pensare, guarda, attimo. perché... Cosa strana. Ok. Ciao Erika, Allora, eccomi qua. Io buongiorno, buongiorno. dovrei rinnovare la patente per la macchina. E Ok. dovrei Allora, rinnovare forse sono anche quella navale, teoricamente, però non, cioè, non Nautica. so. Nautica. Steve, vieni un attimo qua. Ciao Ellie. Ciao. Certo. E non, cioè, Allora, sì. controllo subito. Sì, non hai... Nulla. Non è, esatto, quindi patente per la macchina e nautica. Ok. Esatto, dovrei rinnovare. E ti chiedo anche i documenti Sì, per il numero di certo. registrazione, che così ti intesto pure la barca. Grazie. Perfetto. Ma la patente Perfetto, allora... nautica l'ho mai fatta? Perché mi ricordo di averla fatta una volta, mi sembra, però non sono sicura. Non devo vedere adesso sui documenti, non c'è scritto se l'avevi precedentemente fatta. Devo vedere sul CAD nostro dei clienti se... Era già registrato che hai fatto la patente, però Mi comunque non ti ricordo. preoccupare, sono $500 per le due patenti. Ok.
Grazie. Perfetto. Allora, non so se Doveva Steve. rinnovarle anche Steve, aspetta. Ok. Bello sto posto, sto concessionario. Infatti è molto carino, molto Dovresti carino. utilizzarlo di più. Sì, infatti è un peccato che secondo me questo posto non sia aperto. È quello comune per ordinare barche, eccetera. Eccomi. È un po' un peccato davvero che non si sia Già. aperto. Ma ci sono anche le auto qua da ordinare, visto? Sì. Allora, Nautica, di moto, Nautica? auto. Ok. Ecco qua, Steve. Tutti i timbri e siamo a Grazie. posto. Sono 500 dollari. Ok, posso farti un bonifico? Perché Sì, adesso non li ho. tranquillo. Ti ricordi il mio IBAN? Ce Ne ho l'hai già 300. segnato? Hai qualche spicciolo in tasca, Elettra? Qualcosina forse, 500 mi tipo 61 basterebbero? dollari, Ah quindi no, no. non sono sufficienti, Vabbè, no. non ti preoccupare, Steve, tanto Dammi l'IBAN, siamo dammi l'IBAN. 183. Comunque, Ok, mi sono adesso no, non ti sbagliato. preoccupare. Poi appena mi avvicino a un banco, ma te lo faccio subito. Niente. Facciamo questa gita in barca, Elisa, sei pronta? Pronti? Perfetto, sì. Pronti, Andiamo, pronti. andiamo. Andiamola a prendere. Poi dovrei chiamare Jack, Boston Jack, per modificare il colore. Eh sì, quando lo trovo, però perché altrimenti arriverà in tempo strani. Sì, Beh, la sì. sera tardi va benissimo, No, sì, ok, ma orari tipo che non te ne accorgi neanche, arriva, poi va via. quello sì. Sì. Ci vediamo al porto. Vabbè, non è un morto di fame, che non aveva soldi dietro con sé. Vediamo lifebook. Carica, carica, carica. Concessionaria SMM, sono Erika. Ci spogliamo? No, Sì. no, tanto io non penso di buttarmi in acqua. Cioè, si ordino le barche. Ecco, se vuole ci vediamo là che ho le carte per rinnovare le patente pure lì. Ok. Ah, salve, salve Nakamura. Va bene. Ok, a posto allora. A dopo. Eccola. Vediamo se ce la faccio senza bagnarmi. Salta, guarda, opla. Perfetto. Oddio, ti ho visto. Perfetto, ce l'hai fatta. Passa Allora. pure la chiave, fai tutto quello che devi Sì. fare. Allora, è 24, vero il codice? Grazie. Ho visto che su Lifebook ti sono arrivate delle minacce, Erika. Sì, purtroppo sì. Infatti ho visto che c'era Anthony e volevo domandarle appunto
qualcosa, se aveva già fatto denuncia, come cosa, perché io oltre le minacce via social non ho ricevuto nulla, quindi non sapevo se magari lui aveva qualche indicazione in più, perché io non saprei, non ho nemici, non ho nessuno, non capisco. Capito, capito. Vabbè, quindi... anche Anton, anche Totò hanno citato quel post. Infatti, per questo volevo capire se qualche... Cioè, siccome sono citati noi proprietari di business, magari volevo capire se loro avevano qualche sospetto oppure se erano stati minacciati in maniera più plateale, quindi non con minacce social. Quindi vabbè, adesso vedremo. Sentiamo comunque... un po' con loro e poi vediamo. Sì, esatto. Comunque, controlla se va tutto bene. Tu hai già parcheggiato la tua macchina? Sì. Ok, a posto. Oddio. Tuffo da 10. Ok, a cercare... Eccolo qua. Opla! Eccoci, eccoci. Perfetto. Bravi, bella. Bravi. Grazie mille, Erika. Prego, prego, buon grazie, giro in barca. Erika. Ci vediamo al ritorno, ci vediamo ci dopo. Vediamo più tardi. Ci vediamo sulla paletto. A dopo. Che mi metto i vestiti io. Che costume bagnato. Perfetto. Aspetta, facciamo un attimo un altro giro. Ah, vuoi andare dentro? Sì. Nei canali della piccola Venezia. Esatto. Wow, bella. È un bellissimo. Bel mostro questa, eh. Ispirato al riva veneziano. Benvenuti signori alla guida per i canali di Los Santos. Senza la qua ci sono solo delle case, delle case libere, abitabili. Sì, libere, abitabili, diciamo. Ormai ci vorrei vivere subito. C'è anche belle villette. Sai le zanzare però? Però ci mettiamo a cosa? Le zanzare nelle finestre, tanti zanzare dentro casa. Qui alla nostra destra c'è il Burger Shot. Se mettere a parcheggiare qui dietro e arrivare al Burger, pensa te. Sì, quando ero pescatore lo facevo, sì. Attenzione. No. Un colpo d'occhio. Sì, sì. Siamo anche all'ombra qua, non ci fa caldo. Vai, fai un'impennata. Non va qua, devo uscire. Ecco, qui va. Quanto va sta barca? Dunque, questa non è il modello top velocità, però raggiunge, saltellando qua e là, i 100 km orari, 110, ma sono velocità di punta, perché comunque è una barca da trasporto persone, di lusso, è adatta al lago. Sì. Comunque la conosci bene, sì, certo. Ci abbiamo fatto parecchie gite con la mia. Ne ha una simile anche Gennaro. Non so dove è la vera vittima. Con questo possiamo fare anche l'uscita del gruppo la sera per andare alle spiaggette quelle nascoste. Sì.
Sì. Sì, come hai detto tu, infatti sì, velocità normale sono 80 km/h, 70-80 e velocità di punta quando hai salti arriva anche a 100-110. Ti puoi sbizzarrire con i colori, ho anche qualche livrea, colori accesi, farla tutta in legno. Io ho lasciato il legno centrale, l'ho fatta perlescente. Capito, capito. Perché pende verso sinistra la barca? Forse perché siamo in due verso sinistra. Sì, è Può darsi. possibile. Forse vi dovreste mettere un po' dietro, cicciottelle mie. Ehi! E niente. No, scherzo. È vero, adesso che me l'hai detto l'avete tutta inclinata a sinistra. Adesso non ci Pende avevo davvero fatto tanto. caso. Ma forse hai preso uno scoglio sotto e si è inclinato lo scafo? No, non penso, No. non penso. Vedi se c'è tanta differenza se guidi, diciamo, con la prua verso il basso o con la prua verso l'alto? No, non cambia nulla. Non va più veloce quando impenni? Non impenno? Un po' sì, Un dai. po' sì, dai. Vedi, lascia i motori sempre in acqua. Guarda come salta! Madonna. Madonna mia. Questa è bella robusta, Eh ha uno sì. scafo che spacca le onde. Vedo pure picchi di velocità molto più alte, non sbaglio? Ma certe volte arriva 110-120 e poi finisce, non saltiamo più che altro. Belli spunti. Considera pure che siamo in tre, Eh già. No, immagina mettere una corda dietro e fare sci d'acqua. Quella sarebbe bella, eh. Ah, Sì. una corda tipo quella che usavamo per le renne. Una corda elastica. Occhio ai passaggi qui che ci stanno dietro, c'è Sì. nascosta. Io ce l'avevo da per 2 settimane che fumava sta barca. Proprio perché ho preso uno scoglio che non si vedeva. Bello questo passaggio. Sì, molto. Sì, in mezzo alle isole così. È molto suggestivo. Che colore lo farai, Elisa? Ne vedrò un po' da cosa mi propone Jack. Wow! Mamma Come mia. salta!
Ma pensavi un colore acceso, vistoso, un colore... Allora, diciamo che a me piace il colore abbastanza vistoso, diciamo, mi piacciono quei colori là, poi vedremo comunque cosa ci sta bene. Fucsia. No, così no. Poi comunque vedremo un po' cosa mi propone Jack. Allo Severino. Che bella. Mi viene in mente la macchina di Severino, che bella. Severino, solitamente fucsia, Jack fucsia. Propone dei bei colori, quindi vedrò un po' cosa mi proporrà lui. Sì. Ah sì sì, tutto però bene, ti consiglio credo. Farli verificare di giorno, perché di notte non si vede niente. Cioè. Scendiamo? Scendere scende pure. Ok. Eccoci. Oddio, è questo lo stesso colore, Steve. Cosa? Sì! Aspetta che c'è il sacchetto qua impermeabile con i vestiti. Ok. Ecco qua. Opla. Ah, bene, le scarpe bene. Me le metto dopo. Ma non vi entra la sabbia con le scarpette alte? Avete le stesse scarpe, voglio dire. È vero, abbiamo le stesse scarpe le due. Beh, cose così me le tolgo. Ci sono. Bisognerebbe far mettere un garage qui nei paraggi, perché ogni volta farselo a piedi è più fastidio. Già, è un po' lontano, eh. Le scalette qua. Eh sì, sembra che l'abbiano fatta apposta per noi. Oddio, di qua, di qua. Di là, di qua, di là. E di qua che qua, c'è qua. Cancello. Qua c'è il cancello. Ah. Salta. Ops. Qua c'è cancello, è vero. Il burger hermano cerca carne di bassa qualità. Già hanno cominciato. Hai chiamato burger hermano? Antonio, attento. No, ma veramente? Sì. Ma... Ops, c'è una bici qui. Ha deciso di chiamarlo burger hermano? Anche lui. Secondo me non era di buon auspicio. Boh. Scusa, è una sua proprietà, perché non essere più originale e metterci un po' del suo. Boh. No, vabbè. Boh, non ne ho idea, forse perché era affezionato al burger hermano quando ha iniziato a lavorarci. Può darsi. Sì. Allora ci starebbe bene che assumesse Hector e gli desse la sottopaga. Che lo schiavizzasse, lo sfruttasse proprio a livelli vergognosi. Vabbè, scherzo. Ah, che fortuna, c'è casa mia qua. Wow. Beh, allora volete passaggio? Un passaggio? Ma sì. Sì. Altrimenti dovremmo fare una corsa. Dov'è? Qui? Sì. Guardo mai qua. Cioè, il prossimo, vediamo. Non è questa cortina qui, ma la prossima. Valeria, con il nuovo lavoro come si trova?
Bene, bene, dai. Ora Zopito lavora al tequila, ho saputo. Quindi non ho più il pesce che è di qualità media, ma che sono già trovato un Perfetto. pescatore che me lo fa. Perfetto. Vediamo un po' che tiro fuori. Mi sono appena accorto che io di macchine a quattro posti ce ne ho tipo due. Vabbè, la neon e la coil. Neon, il dubsta. Tu parli ieri sera. Il dubsta, la neon, Il furgone. la revolter. Tiro un po' Due. fuori il dubsta. Che lo uso un bel po'. Questo lo usavamo sempre quando lavoravi in palestra. Sì, però. Poi non Era il so, tuo c'è. cavallo di battaglia questo, ti Esatto, poi il ricordi? centralino si è resettato e quindi ora c'ha 25 km. Ne avrà avuti 800, 1000 questo. Ne va più di 1000, ne aveva. Ecco qua. Grazie Elisa, ci sentiamo più Grazie tardi. mille, Elisa. Ciao. Ora la Ciao. mia Neon c'ha quasi 5000 km. E Porca miseria, la addirittura. uso come auto di lavoro, la uso. Beh sì, anche noi, non sono ottimi per lavorare. Vabbè, A ciao. dopo, ciao ciao. Ciao. A Creglia no, non ho trovato nessuno per lavorare al Mojito, no, ancora no. Devo chiamare un taxi, mi fai portare giù al porticciolo io, mannaggia. Vediamo se mi risponde il taxi. Padre, non c'è il taxi. Che cambia ora, deve cambiare, vediamo un po'. Penso che sia appena cambiata, quindi posso anche andare a portare il pesce. Posso andare a vendere anche il pesce. Adesso che sto vedendo solo pesce da griglia, marca bottega, oh. Cioè, la carne ne ho 1700 pezzi. Cioè, credo, stiamo tornando al problema della scorsa volta. Ma però con il pesce. Sì, ora ho meno pesce. Ma questo NPC perché si ferma così? Dio mio. No, certo che fa bene, rompe sempre gli NPC, Dio mio. Nonna mia. Madonna, guarda quell'altro pure.
Scusa per fare un incidente pure lì. Pure bello. Questo, ma... Sì, mi sono appena ricordata che Elisa, c'era un fogliettino con tutti i nomi e volevo sapere come ringraziare sì. a tutti. Oh, guarda, il fogliettino lo devo ancora scrivere perché per adesso soldi ce l'ho messi solo io. Quindi appena mano a mano raccolgo i soldi completo il foglio, perché il foglio sono solo nuovi per adesso. Ho capito. Pensa, nemmeno la mia fidanzata che è qui davanti me l'hai anticipato, pensa. Va vabbè, bene, allora comunque, fammi sapere poi, grazie sì, ancora di tutto. Non ti preoccupare, tutto, figurati. Grazie a te. Ciao, allora. Ciao, cara. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ho capito che il problema è che perché caro sotto mappa è il cellulare. Quando tiro fuori il cellulare, parlo col cellulare, o uso il cellulare e caro sotto mappa. Come se questo cazzo di Digifone fosse facesse laggare dal punto di tira buttare sotto mappa. Del diavolo e spuntano le corna. Yeah. Oddio, che vendi? Esci da griglia. Voi? Energy. C'è una valanga, non so più che fare. Io ho un sacco di carne, non so come farmene. Non li comprano. C'è poco turismo in città. Sì. Da me viene la gente, ma non compra centinaia di pezzi. Cioè, ne compra due o tre e poi va via. Ai ai ai. Potrebbe stare un bus dei turisti che porta in giro i nuovi arrivati per i vari business, fare il touring club. Ma sarebbe figo un'idea, no? Agenzia del turismo. Esatto. Per i nuovi arrivati, entrata fissa il martedì e il giovedì. Si arriva alle 18, ci si fa il giro organizzato per il business. Si parla con una guida che ti illustra mentre un altro pilota al mezzo, lenti ma continui. Ti fanno conoscere le città, ti presentano i titolari, i dipendenti. Anche solo proprio ti fa vedere tutta la zona. Esatto, ci già qualcuno. Esatto, che ti dà un consiglio sui lavori più richiesti sul momento. Tipo adesso a noi ci servono contadini come il pane. Lo so che sono contadini. Infatti ho fatto una fatica, guarda, il pescatore adesso è stato sostituito, cioè Zpito è stato sostituito da una persona. Ancora non so se ha già la qualità media del pesce, spero che arrivi oggi, ci arrivi oggi. Invece il contadino, oggi pomeriggio devo andare col contadino a fare carne con lui e gli danno la sua qualità, esatto. Farò così, mi preparo una task force e andiamo a fare carne tutto pomeriggio. Solo così riusciremo. Mi porto su Totò, Valeria. Mi porto su Totò, Valeria. Scarlett, vedo un po' di portarmi. Se venire anche voi, andiamo a far carne a sto contadino e poi ve lo facciamo vendere lo tour così sale di qualità. Giusto. Scusa. Pronto, buongiorno. Dimmi. Porca miseria. Ok, dammi qualche minuto e arrivo. Vediamo Elisa, perché penso di essere fuori città oggi pomeriggio. Ah, ok, ok. Allora non scendo giù, rimango. Oh, perfetto, manda posizione. Grazie. Ciao, ciao. Ma tu hai i contadini, ce li hai ancora i contadini che ti portano frumento e frutta? Io ero lì? Sì, tu. Sì, io ho centinaia, c'ho la fila fuori dal... Se non mi sbrigo a tornare, non sanno dove appoggiare il frumento, veramente. Non so veramente? Dove... pieno dei contadini in città, ma che mi sta a giro lì? No, no, ti chiedo, no, cioè, è un casino, c'è una moria pazzesca. Ma chi ti, cioè, tra l'altro come faccio il frumento medio o alto? Non c'è nessuno. Oh, no, è un casino. Siamo tutti fregati. Ho saputo però che c'è un contadino che fa frumento medio, in città. Lo sai? No, chi sarebbe?
Rodolfo. Ah, ho capito chi è. Fa fomento medio. Interessante, grazie per la Infatti i dritta. grossisti la prendono da lui, la prendono. E poi l'acqua la prenderanno da... Per tu, a te servono solo frumento e frutta, giusto? Sì. Vabbè, frumento medio, solo quello, cioè non c'è nessuno che ha frumento al massimo. Devo prendere da questo Rodolfo. L'acqua, sì, la frutta alta, se ti serve quella. Ancora mi sa che non la fa nessuno, ma forse tra poco la farà Logan, mi sa. Ah, l'ha Logan fatto, sì. Redfield. Che è un mio dipendente dell'agenzia di sicurezza, che è colui che infatti oggi pomeriggio andremo a potenziare la carne, mi farà la carne lui da oggi in poi entrare il mio fornitore di Buono, carne. buono. Eh sì. Infatti devo scrivergli un messaggio, devo sapere quando arriva in città, così che poi ci mettiamo d'accordo un po'. Volevo chiamare anche il mio pescatore che mi fornirà il pesce. Che sostituisce Zopito. Anche i grossisti sono un po' occupati che Zopito non c'è più, quindi Certo, è un male comune questa cosa della devono far carenza vedere un po', dell'interprete. devono conoscere il pescatore nuovo che fa pesce, alghe, frutta, che sì, e acqua che sostituisce Zopito. Mi rispondi. Mamma mia, guarda, non hai idea. Abbiamo saputo che adesso Marco non lavora più neanche come un contadino. Marco Lindo. Ma sembra che si sia ritirato, ma questo è una Esatto, sapevo che continuazione un po' Zopito e strana. Marco volevano ritirarsi dal lavoro pescatore contadino e volevano cercare posto in un business. Non lo so. Sì, infatti. Si sono visti i risultati. Erano quelli che hanno provato a prendere lo smoke on the water. Hanno provato a prendersi lo smoke on the water. Ah, sì. Stasera giro in barca con il principe Danny, anzi lo sposo, tuo marito, probabilmente. Stasera dovrebbe esserci l'inaugurazione dello smoke, ma non sono sicura, non ne sono. Della? Dello smoke, non ne Ma sono non devi sicura. aprire Little Pearl stasera? No, è per questo motivo, forse rimando per questo motivo qua. Perché se la fanno l'inaugurazione dello smoke al Perla? No, non è No, molto. no, infatti. Stasera se faranno l'inaugurazione, lo facciamo domani sicuramente. Domani apriamo il Pearl sicuramente. Già stavo parlando con Willy, Valeria e Scarlett per fare tutti i camerieri e tutto. E poi dopo devo sentire un attimo Totò per portare come dessert dei biscotti. Ho capito. Oggi fate l'inaugurazione dello smoke Totò, me ne frega una minchia, domani ci apro il Pearl. Finito tesoro? Domani, se oggi non aprite il No. Pearl, aprite martedì, mi dispiace. Ancora 14, amore. Cioè, se oggi non Mamma mia, aprite lo smoke, sì, anch'io. aprite lo smoke martedì, perché io domani apro il Pearl, me ne frega un cazzo. Beh, io ho finito. Ciao Beh, Elisa, saluto ci ora, vediamo grazie dopo. ancora di tutto, ci Ciao, vediamo. ci vediamo Ciao, dopo. stasera. Ah, ma sapete l'orario preciso in cui apre l'economia? No, purtroppo Assolutamente no. no. Va bene, ciao. 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 In teoria siete senza biscotti voi. Non me ne frega tutto. A me Willy mi ha detto domani sera facciamo l'inaugurazione dello smoke. Io ho detto allora sposto l'apertura del Perla, ma è lunedì. Se voi mi venite domani sera a dirmi apriamo lo smoke, non me ne frega una minchia. Lunedì sera non aprite lo smoke.
E te ne dirò anche in RP che mi serve, quindi. Che business girl. Ciao Nia. Ciao Nia fratello. Beh, al massimo finite le scorte, cioè. Che problema c'è se dovrei tenere tutte le scorte? Meglio. Cioè, meglio essere vuoti che pieni, guarda, perché. Perché avere il magazzino pieno e non riuscire né a vendere player né allo tool è brutto. Avere il magazzino vuoto perché vendi player è bellissimo, ma. Vendere player e svuotare il magazzino è bellissimo, però svuotare il magazzino vendendo allo tool no. Quindi se era svuotato il magazzino, svuotatelo, cioè approfittatene finché la gente vuole. Domani farete 100 ultimato, però cioè, le scorte di che ci sono ora le esaurite. E quindi ho solito scorte, cosa le comprate per tenerti, cioè, avete 400, 2, 4, 8, 12 per tenerti 1200 biscotti solo per te? Le comprate? A me non sembra che tu le abbia comprate. Non penso che tu abbia comprato 400 pezzi di glutammato per tenerti solo per te 1400 biscotti. 1200 biscotti. Penso che tu li abbia comprati per venderli, no? Ai player. E quindi, cioè, che problema c'è? Domani, cioè, anzi stasera, se aprite e svuotate il magazzino, meglio ancora. Infatti, cioè. Lo so, tu penso che il glutammato lo voglia usare per i biscotti, no? Perché hai biscotti e per usare e venderli, no? Non per tenerteli per te, non penso, ecco, quindi. Sad, grazie per il follow. Scusami se non so leggere il nome, ma è un po' lungo. Per entrare nel server, serve la whitelist, sì. Oddio. Vediamo in stato di ebbrezza. A dopo Totò, ci vediamo. Io ho bisogno di rifornimento di pesce, pesce.
Madonna, autoplay sono diventati. Aspettiamo che loghi qualche pescatore per poter ordinargli i pesci. Sì, ho visto la sezione videoclip, ho visto. Ma che cacchio di incidente ha fatto il poliziotto, mamma mia. Sì, stavo sicuramente guardando dietro. E niente. Mi ha rinnovato la patente 10 minuti prima. I business che li ha presi? Quali business? Cioè, allora, il PDM, l'SMM l'ha preso Erika con Gordon. Lo smoke l'ha preso Totò, il burger Anthony, questi qua sono, ho troppa carne io al magazzino. Quale? Quella dello smoke? O cosa stai parlando tu? Vediamo se abbiamo qualche interessato. No, zero interessato per il Mojito Inn. Agente di sicurezza. Uno interessato. Ma ci abbiamo già parlato, Jasper Finnegan. Durata la vita, sì, è vero, mamma mia. Quello per lo smoke si andava in 10.000 in 10.000. Poi c'è vero che si metteva a ridere pure la banditrice, no? Metteva a ridere che andava avanti in 10.000 in 10.000. Vabbè, mi sa che tanto non c'è più nulla da fare, io mi sa che stacco qua la live, ragazzi. Tanto l'economia non aiuta. Ciao Toto. Tanto l'economia non aiuta, io non so che cacchio fare che nessuno arriva nel mojito e quindi bene, io allora intanto vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi ricordo di fare pure schermativo comandi per vedere tutti i comandi, pure schermativo YT per vedere
il mio canale YouTube e iscrivetevi al mio canale YouTube per vedere le repliche di tutte le live che carico lì. Punto esclamativo. Discord per entrare nel mio Discord. Detto ciò, io vi saluto tanto, vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci becchiamo in una prossima live, oggi o domani. Io diciamo adesso facciamo un bel raid a Strash, un host, facciamo un host, ma che mi piace di più, è più comodo. Facciamo un raid, boh, come volete fare. Vabbè, io vi ringrazio tanto per essere qui con me e ci vediamo prossima live. Ciao! Ma non c'è Strash. C'è neanche il live FK. Vabbè. Entrate tutti nel raid e ci vediamo da Strash. Ciao.